coltivate si producono stupendi frutti tropicali, pompelmi, papaie, manghi. Nella tenuta sono impiegati 100 italiani e 5.000 somali. Una delle maggiori produzioni è quella del cotone. Impiegate sono in gran parte le donne. Nelle fattorie ed in boscaglia le donne, spesso sono ragazze giovani molto belle, controllano ogni attività. Fra le musulmane le somale sono le donne più indipendenti ed emancipate. Adesso hanno imparato a lavorare anche nelle fabbriche. Dal cotone, per mezzo di uno sgranatoio, si ricava una fibra destinata all'esportazione. La canna da zucchero è un'altra delle principali produzioni delle imprese agricole create dall'Italia. Essa viene lavorata nel grande complesso industriale del villaggio Duca degli Abruzzi. Per la difficoltà di esportazione, molti frutti saporosi non possono essere conservati. Essi, insieme alle arachidi e al gran turco, vengono utilizzati industrialmente. Durante i 10 anni del mandato fiduciario, il consumo dello zucchero è aumentato del 100% e quello delle cotonate si è più che raddoppiato.